Salve a tutti ragazzi, bentornati al vostro Mike Show. Allora, come potete sentire, ho cambiato microfono, finalmente ho comprato un microfono migliore rispetto a quello che utilizzavo prima. Beh, la cosa buona è che avremo una Belli qualità delle audio stere. migliore, Un bel mentre regalino. la Non vedo parte l'ora di farlo buia saltare della per aria. cosa è Non che non piace a noi sentirete più niente. Ce l'hai ambulanze con un bel passare. botto. Sam, Comunque, sei dobbiamo americano? incontrare Sam, proprio Yeah. buttiamoci una Mio missione, padre anche era perché nei il Navy tempo SEALs. stringe, il gioco Io sono praticamente nato e è vissuto proprio agli in sgoccioli. Texas, poi è stato trasferito Praticamente in dobbiamo far saltare Tennessee. le Ah, lo zio Sam. riserve di Ora benzina capisco. della banda Yeah. di, Uno dei come padri si chiama? Di fondatori, io Hoyt. credo. E niente, Forse ti sentiamo serve un che c'ha da ripasso. dire Sam. Fa niente. Mettiamo le candeline sulla torta. Ah, ecco, siamo proprio arrivati nel momento in cui dobbiamo passare all'azione. E fatemi sapere se vi piace questo cambio un po' con il microfono nuovo e cavoli vari. Guida verso le riserve! Ok, Mi andiamo copri con subito la alla calibro missione. 50! Che tra l'altro l'ho preso su Amazon, ma penso che Amazon, cioè, mi ha inviato un modello diverso da quello che avevo chiesto io, però vabbè. Mo scriverò Striscia la notizia. Allora dai, facciamo saltare subito questa riserva, però perché non torna indietro? Boh, mi si è bloccato. Va bene, noi scendiamo. Buttiamoci verso l'infinito ed oltre, ammazziamo un po' di gente. No, sto con l'arma peggiore per uccidere quei Juggernaut maledetti. Tanto qua non so, un pezzo di lamiera mi arriva direttamente in testa. Allora, boom ragazzi, boom, capodanno, fuochi d'artificio proprio. Mettiamo a ferro e fuoco tutto qui. Allora, possiamo anche andare lì, ma mi serve un cazzo. Scusate l'espressione. Allora, dobbiamo entrare, non salteranno di certo così. E allora niente ragazzi, buttiamoci proprio, buttiamoci all'uccisione proprio più becera, quella più. Tanto perché sono rimasto bloccato lì? Dai dai dai! Non indugiamo, non indugiamo! Tra l'altro ragazzi, ho cambiato coltello, non ho più il machete, ma ho tipo un coltello cinese, giapponese, non so che. Comunque scappiamo, abbiamo solo 17 secondi, via via via! Via via, avevamo l'opportunità di fare i takedown, ma via! Con il tempo che stringe! Però perché non va, porca miseria, ragazzi? Perché? Ecco, ci siamo liberati ora, ora! Dopo tanti anni posso finalmente fargliela pagare! Ok. Dobbiamo farti saltare tutto in aria, via, via, andiamo al Fai prossimo. saltare la seconda riserva! La prossima riserva, boom, no? Questo sacco di sabbia che non so per quale motivo non si spostano nel momento in cui noi giochiamo, vabbè, cioè gli andiamo addosso, però vabbè. Sei solo un altro bersaglio facile. Ok, altri bersagli facili per noi. Uccidere, uccidere! Via, uno dietro l'altro, bene. Mamma mia ragazzi, gli ho fatto fare proprio la fine del Giulio Cesare, proprio così. Accoltellati nelle iti di marzo. Guarda questo, mamma mia, quanto li odio, mamma mia, non vedo l'ora che il gioco finisce, guarda. Allora, questo, ecco, poco tu, Bruto, fili mi. Tanto quello lo sta a fare proprio come un bel pollo croccante, come dice oggi. Ma il nostro Sam è ignifugo, non ha problemi, andate qua, proprio così. Guarda, poi l'energia Sam non cala. Uccidiamo questo che ci sta sparando alle spalle, davvero codardo. Qual è? Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente, dopo 10 anni è morto. Cioè, è durato sotto i colpi di mortaretti più della vita di un cane medio. Questa era proprio una cazzata, scusate ragazzi, scusatemi. Però la situazione qui sta precipitando lentamente e noi ci avviciniamo alla terza pompa di benzina, visto che i benzinai sono in sciopero proprio oggi, da qualche giorno. Della mia vita. Eh già, allora posizioniamoci. Preparati alla prossima bomba. A parte, mo, non ho fatto ci una sono grande. Troppe cazzo di riserve! Ma questi, no, dai, ma che è sta storia? Questi sono venuti fuori così dal nulla. Però intanto ho fatto filotto, quindi mi sta bene. Però, no, ci sono troppe cazzo di riserve! Troppe riserve, infatti. Ne bastano 7. 11 giocano e 7 in riserva, dai. Mamma mia, che brutta questa. Ok, dai, il tempo stringe. Prima qui ci avevano freddato. E tra l'altro c'era stato delle, non lo so, dei soldati che erano apparsi dal nulla così proprio. Cazzarola, raga. Cazzarola, tiriamogli una bomba tanto per capire. Ma che cacchio, una macchina ci è andata. No, dai. Ma come facciamo? A salire in macchina, maledizione. Come faremo?
Via via! Sì, ci possiamo salire nonostante abbiamo, non lo so, un camion addosso. Il tempo vola quando ti diverti. Dire proprio di sì, intanto salta tutto ragazzi, salta tutto, andiamo all'ultima riserva. Veramente questo sarà un commento di tutto wow wow, tutto a ritmi alti, ritmi altissimi. Intanto ci sono dei tizi. Prendiamo il lanciagranate per gradire. No, sempre. Oh mamma mia, sto lanciagranate è sempre, sempre scarico. Sempre scarico. Mamma mia, sempre scarico, guardalo, guardalo. Coltello. Nostro fratello coltello. Mamma mia, mamma mia. Andiamo, 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 muori, muori. Lo sapevo. Ancora una. Ok, guarda questo, ci è rimasto proprio sotto la ruota. Allora, torniamo qui dove ancora una volta ci avevano freddato. Però ragazzi, veramente azioni troppo frenetiche. O le ammazziamo uno a uno. Ma noi siamo per proprio l'avventura così. Vedete, con i fuochi d'artificio a capodanno. Questo non muore, è immune ai proiettili, si è mangiato, non so, è il Capitan Kid. Allora. Dai, oh mamma mia, so Speedy Gonzales. Muori. Mamma mia, è sempre scarico, sempre scarico. Dai, mo ce ne ho messe tre, eh. Non è scoppiata questa. Guarda quanto tempo ci vuole per uccidere questo. Intanto sto andando a fuoco. Guardate, va tutto a fuoco. Gli ho tirato tre granate, non una, gliene ho tirate tre. Capito? Perché fosse una, dici vabbè. Tre, quella ancora non muore. Vabbè, va, ciao, va. Ah, sì, tanto qua ormai mi spara chiunque proprio. Oh, almeno questo è morto. 360 punti, quindi evidentemente l'abbiamo ucciso. Meno male. Meno aiuto. Male. Aiuto. Ma levate dalle palle, zio. Ok, ragazzi, piazziamo l'ultima bomba e scappa. Piazza la bomba e scappa. Famosa via. Via, 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 via. Così. Alla stile... Non lo so. Più una mail. Ok. Saliamo in macchina e diamoci alla macchina, ragazzi. Diamoci proprio alla fuga di quelle più brutte che brutte non si potrebbero. Via, 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 via. Tempo vola quando ti diverti. Assolutamente sì, brutto zio Sam. Tanto qua che c'è una macchina invisibile. Che cacchio è? Cazzo è? Ah, forse dobbiamo mettere la macchina lì. Bene, 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 dai, dai. Intuitivi, su. Agili, agili. Scendi, scendi. Vai alla mitragliatrice, io procedo. Oh, 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 dovrò smitragliare, ragazzi. E lo sapete che io smitraglio sempre anche per voi. Magari sembra una frase brutta, ma è così. Io uccido per voi, per ogni utente che si è registrato e che mi vuole bene. Tieni, becca di questa, mamma mia. Facciamo sentire un po' di piombo a questi tizi che, non lo so, guardate. Quello là non è morto, tra l'altro. Ma come vi permettete? Benissimo. Sam, ma che dici? Ce la possiamo fare? Tanto dei tizi sono andati dietro alla casa. Sono dai veri idioti o da veri strateghi, a seconda di come la vogliamo vedere. Faccio un po' di scrittura di estate così proprio. Tanto per gradire, tanto le munizioni sono infinite. Meno male. Oh, quella è mortale. Ok. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre. Oh, attenzione ragazzi! C'è anche un elicottero che è venuto a mangiare un po' di piombo. Ma bam, il prezzo. Sì, il prezzo. Il piatto è servito. Manco fossimo a Masterchef. Saltare. Via, via, via. Sam, ma che cacchio fai? Dove hai presa la patente? L'ho presa coi punti del latte, Sam. Piano piano, con l'uovo di Pasqua. Con la centrale del latte di Roma. Ho preso la patente. Ci ha voluto più di 2 mesi per prenderla con i punti. Però alla fine c'è riuscito. Da
qua che manovre, oh. Manco Barrichello era così, oh. Si vola. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Godiamoci il panorama. Mamma mia, ragazzi, ci abbiamo la nerchiatura come poi. È fatta. America, fuck yeah. Ora ci mettiamo la ciliegina e uccidiamo Hoyt giocando a poker, yeah. Non farmi aspettare. Ci rivediamo al complesso di Hoyt. E allora, ragazzi, andiamo subito al complesso di Hoyt. Eccoci, ragazzi, allora siamo tornati e ve lo dico perché già ci sono venuto. E vabbè, poi sono scappato, che praticamente mi dice che questa è l'ultima missione, quindi il gioco sta per finire. Quindi se abbiamo conti in sospeso, vogliamo continuare a giocare, possiamo scegliere se andare avanti o no. Comunque, finito il gioco, possiamo tornare. Una volta che inizia. Io ero venuto e poi me ne sono andato perché volevo sbloccare un po' di altri punticini, tipo, che ne so, distruggere le postazioni dei pirati, cazzi vari. Quindi ho completato un po' di roba. Ho un coltello nascosto nello stivale. Tu distrailo quando dico affare fatto. Ok, affare fatto. Benvenuti, ragazzi. Entrate, oh mio Dio, ragazzi, la partita a poker. Me ne ero dimenticato. E questo sarà... Carte, va bene? Sì. Non so manco che è l'Hold'em. Che cosa posso offrirvi? Volete qualcosa da mangiare? Delle noccioline? No. Ma è una fetta di culo vicino all'osso. Il poker, che roba. Chiedi a qualcuno per strada e ti dirà che è un gioco d'azzardo. Oppure parla con Sam e ti dirà che è tutto un bluff. Vero, Sam? Yeah. Ma non lo è, vero? Si tratta di farti giocare finché il banco non vince. Io rilancio. Vedo. Oh mio Dio, ragazzi. Abbiamo un 10 e un J, non so assolutamente che vuol dire. Però vado con, non so. Intanto giocheremo a cazzo di cane, spero che... Ok, abbiamo due 10. Rendiamo le cose interessanti. Un pairo ci abbiamo, non so che vuol dire, penso coppia. Rilancio. Ok, rilanciamo di $100 perché siamo sbarazzini, così proprio. E poi i soldi sono finti, quindi possiamo giocare fino alla morte. Sì, abbiamo one pair, quindi abbiamo una coppia. Sì. Coppia dei froci, doppia coppia dei mignotte, sì, direbbe qualcuno. Chippiamo. Che vuol dire chip? Boh. Forse carta vuol dire. Oh, abbiamo due jay e due 10, sì, quindi due pair. Allora io direi di rilanciare di molto, saliamo. Bleffiamo un po'. Io vedo. Attenzione. Ci vengono a vedere. 2-10, 2-J. Belle carte, io direi. Ma che cazzo c'è? Scusa. Nuova regola. Oh mio Dio, ragazzi. Abbiamo le stesse. Guardate carte. Come boccheggia Sam. Attenzione, colpo di scena. Che ne dici? Dovevamo essere noi che uccidevamo Hoyt. Invece Hoyt ci ha fottuto, ragazzi. Jason Brody. Come cazzo ti chiami non me lo ricordo. Ma quanto pensi che sia stupido? Giochiamo, ti va? Carte a sinistra, giusto? Mio Dio, ragazzi, colpo di scena. Guardate Sam, che bella espressione. Mi sa che salta il giro. Già. Guardate lì, con un bel coltello conficcato nella gola. Allora, ho visto la tua scenetta commovente con Riley. Mi è scesa una lacrimuccia. Beh, non è certo da me. Lo ammetto, ti ho sottovalutato. Torturare tuo fratello, distruggere metà del mio business. Ragazzi, questo cambia tutte le carte in tavola proprio per rimanere. Bet life, dobbiamo scommettere la vita. Ci sono 2, 6, 1, 7. Però è un A. Noi abbiamo un 5, 1, 8. Un 4, un 5, un 6, un 7, un 8. Potremmo fare scala? Possibile? Ma le cose vanno come vanno, vero? Io ti perdono. Vabbè, abbiamo vinto, abbiamo perso. So, vabbè. Dimmi qual è il tuo prezzo. Ma 1,50€. Tutti ne hanno uno. Voi siete solo burattini e noi tiriamo i fili.
Ecco perché il sistema è stato ideato in questo modo. Si fotta il sistema. Ok, ancora scommettiamo la nostra vita, ragazzi. C'è poco da dire. Doppio 4, quindi abbiamo già una coppia. Che culo. Poi? Boh, cioè abbiamo solo una coppia. E beh, siccome non possiamo scommettere oltre. Sai una cosa, Jason? Sarò molto buono con te. Sei un uomo di famiglia. Ti taglierò un dito ogni volta che perdi. Ma che dici, oh? Fermi tutti! No. Povero Sam. No, raga, ma che... Forse inizierò con... l'anulare. No! Ma questo è pazzo! Ragazzi, colpo di scena, questo veramente non me l'aspettavo. Oh, Jason, ora non possiamo più sposarci. Dire proprio di no. Avresti potuto unirti a me. Avrei premiato ogni lavoretto con del contante. Fottiti! Attenzione, battaglia in oscoltelli. Cosa mi piace? Dico sul serio. Non servono 10 dita per usare un coltello. Eh no. Faccio questa roba da prima che tu nascessi. Fatti sotto, vecchio. Attenzione, ragazzi, battaglia in oscoltelli. Boom, prendiamo il sopravvento così. Mi hai deluso moltissimo, Jason. Non hai nemmeno controllato tuo fratello Riley. Dov'è? Tranquillo. L'ho venduto a un tipo veramente speciale in Yemen. Gli piacciono giovani. E ti ammazzo! Vabbè, ragazzi. Ho amici molto potenti che ti troveranno ovunque. Non resterà più niente. Attenzione! Parte un nuovo assalto! Oh, bene così! Una bella coltellata! Non puoi vincere! Ho io la mano migliore! E non direi! C'è sicuramente un braccio in meno! Attenzione, attenzione! Calci in bocca, calci per terra! Premiamo A! Tuo fratello è sulla pista! Ma come l'aveva venduto certo a quello di Yemen? Yemen in ritardo! Lo ritarderò! Vai, vai! Attenzione, attenzione, ragazzi! Ah, pensavo che era finita qui. Tanto abbiamo un dito in meno perché ce l'ha tagliato, guardate lì. Attenzione! Braccio rotto! Press A! Ah, ragazzi, bella coltellata! Ho sbagliato l'ultimo colpo, ma è morto! Che peccato. Chissà se avessi azzeccato l'ultimo quick time event cosa sarebbe successo. Ma abbiamo ucciso Hoyt, ragazzi. Lo abbiamo ucciso. E quindi basta, è finito il gioco. Intanto torniamo nella vita reale. Abbiamo fatto proprio una carneficina, ragazzi. Quindi, e quindi a sto punto penso che quando avevamo queste tipo allucinazioni visioni facevamo proprio fuori tutti, tipo una sorta di trance. Ok, abbiamo 11 minuti per scappare da qui e darci alla macchia prima che, non so, capirai, boom, esplode, ma lui non muore perché è immortale. Cerchiamo un'altra via, ragazzi, perché qui se c'è questo tizio di sicuro sarà difficile passare. Una bella minetta. Tanto togliamo sto fuoco. Mamma mia, il fuoco. Il nostro nemico naturale, però. Ok, morto. Via, via, via. Mamma mia, questo. Devo uscire, devo scappare, ragazzi. Io direi che più che uccidere, direi di scappare proprio in maniera felina. Dobbiamo andare verso quel palazzo, a quanto pare. Via, via, verso il palazzo, correre, correre! Come proprio il miglior Usain Bolt ci ha insegnato. Via, via, scappare, salire qui sopra, dobbiamo scappare! Fuggire, via! Ok, abbiamo preso un non so che. Ah, questo! Caputtana, maledizione! Tra l'altro non capisco perché non mi fa scendere da questa maledetta cosa, oh! Via, 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 via. Darsi via. Tra l'altro diamoci, siamo usciti dai cancelli, ragazzi. Quegli idioti potevano chiudere il cancello e mettermi proprio come un animale in gabbia. Come un topolino. Un topolino, vabbè. Come un topo proprio. Un topo. E quindi diamoci via. Via, via, dobbiamo raggiungere
come si chiama? L'aeroporto dove ci aspetta il nostro fratellino Raleigh. Oh, intanto ci arrivano mine, bombe, colpi di mortaio. Oh, ma questo è proprio... L'abbiamo messo sotto. Ci dovremmo fermare a compilare il CID, ma non mi pare la situazione giusta. E poi non vorrei mettere in mezzo l'assicurazioni. Intanto ci arriva una chiamata da Lisa. Cosa? Non ti sento. Vedete, ma ragazzi? Bravo, bravo Jason, giusto incazzarsi. Perché vedete, Lisa proprio nei momenti peggiori uno deve chiamare a rompere i coglioni proprio. Guarda, io non la capisco Lisa. Oh. Mamma mia. Oh. Meno male che comunque non ci voleva adesso. Quasi tutto finito, addirittura un elicottero che ci sbombarda. Boom, ecco fatto, come morire. Beh, però bene o male siamo arrivati. Saliamo qui per distruggere l'aereo. No, non distruggeremo un cazzo perché non ci arriva. Dai, dai, dai. Mamma mia, ragazzi, i ritmi di queste missioni sono veramente infernali. Andiamo, andiamo, andiamo. Aia, ci hanno quasi ammazzato. Ci indica il... Mori. Via. La bomba pure. Ci indica il coso. Vieni qua. Mamma mia, sto coltello giapponese è la spada di Gaemon proprio. Allora, ci indica il cielo, però non credo che dovremmo andare in cielo. Dai, veloci, ehi, prima di morire. Dov'è, Brody? Dov'è? Dove cazzo è Raleigh? Allora, non è qua perché ci dice l'aeroplano. Mamma mia, ragazzi, che frustrazione, guarda. Se muoio adesso... Ma davvero, ti giuro, mando una lettera a Ubisoft e li mando a fanculo. Allora, oh, ecco l'aereo, ci sono all'aereo, dov'è? Dov'è Riley? Forse devo far fuori qualcuno. Morirai urlando! Non quadrato, non fa un cazzo! Vabbè, va, fammi fuori qualcuno. Riley sarà in uno di quegli edifici! Ok, allora ecco che dobbiamo fare, dobbiamo andare a controllare gli edifici. Dai, maledizione. Dai, via. Oh, come te permetti. Le Idi di marzo sono giunte per te. Addrizziamoci questo braccio. Se no le sai che stasera non ce le potremmo fare. E guardate chi c'è a protezione del nostro... non mi ricordo il nome. Ebbene sì, proprio un Juggernaut che spira fuoco e rompi palle. Qua dentro! Dov'è? Ci sparano, maledizione, maledizione, ciuccia di questa bomba. Non è morto ovviamente, perché è immortale, ricordiamoci ragazzi, che per uccidere quello bisogna tagliargli la testa come agli Highlander. Me ne metto un'altra così tanto più credibile. E vai, l'abbiamo ucciso. Ok, ok. Apriamo questa maledetta porta. Grazie a Dio. È fatta. Oh, grazie a Dio. Merda, temevo non arrivassi. Dobbiamo ammazza, si è liberato subito. Okay, seguimi. Pensavo di non vederti mai più. Allora, vediamo un po' che dobbiamo fare perché prima sono morto come uno stronzo. Ok. Indovinate chi c'era. Mamma mia, questi mi stanno sul cazzo come nessuno. Mamma mia, dia, guarda, guarda, tre bombe e non è morto. Va, quattro bombe. Ma cambiamo arma, va. Io gli sparo pure sul serbatoio, gli sparo, ma non... Mario, maledetto. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, in tempi pure abbastanza brevi. Saliamo su questo cazzo di aereo. Lo sai pilotare? No, ma se hai il brevetto di volo, figa. Sì, ma per un aereo. Beh, è ora di imparare. Dai, Riley, non fa il piagnone, su. C'è pure il brevetto. Noi dovremo smitragliare a proprio come se non ci fosse un domani. Oh, mamma mia, ragazzi. Cominciamo a far saltare tutto in aria. Oh, ma adoro questi pezzi, ragazzi, li adoro proprio. Tanto parte la musica. Questo è il coso delle Valchirie, come si chiama il titolo? La marcia delle Valchirie, può essere una stronzata. Però questo è un po' un pezzo d'autore, ragazzi.
proprio a rendere più epica la nostra fuga. Vi lascio godere. Usa la forza. Puoi provare. Oh, uccidiamo quel tizio, c'ha i razzi. Mamma mia ragazzi, un finale più epico penso che non lo potevamo trovare, soprattutto accompagnati da questa bellissima musica. Sì, vedete, anche Jason si fomenta. Distruzione is the way. La distruzione è la via. Mamma mia, così stile proprio Apocalypse Now. Mamma mia, oh, quello è immortale. Gente sul ponte. Ah, sul ponte. Distruggiamo un ponte, ragazzi. Questi tizi si sono fermati giusto in tempo per morire. Ragazzi, se avete il cuore pieno di orgoglio, il petto in fuori, stiamo per fuggire da questa isola. Lo stiamo facendo con le nostre gambe. Abbiamo un dito in meno, ma abbiamo sicuramente quasi tutti, anzi, un dito e un fratello in meno. Ma sicuramente ci siamo divertiti, abbiamo ucciso proprio come se sterminando, proprio ridendo e scherzando, sterminando. Abbiamo anche schiacciato, quindi proprio è stata la vacanza con i fiocchi, proprio da raccontare. Tornare e condividere le foto su Facebook, tanto che io distruggo tutti gli hangar e poi dei veri idioti non hanno preso un aereo, cioè potevano prendere un aereo, un elicottero pure loro, magari dietro, però vabbè, forse era una cosa troppo furba da fare, o forse perché hanno perso sono i pick up, hanno perso il loro leader carismatico ovvero Hoyt, quindi stanno un po' allo sbando. Poi mi chiedo, hanno ucciso Hoyt? Basta, è finita, no? Che cazzo ve ne frega, siete dei mercenari? Se non ci sta più quello che ve paga, che... Mia, ragazzi, siamo arrivati proprio all'apice dell'epico. Ah, ecco lì. Abbiamo battuto uno con mille difficoltà perché non li becco. Se il mio amico lasciasse magari più stabile l'elicottero sarebbe uno scherzo, ma a quanto pare fa su e giù. Ah. Allora ragazzi, in questo caso magari se passasse l'ambulanza sarebbe proprio l'ideale, perché le uccisioni abbiamo fatto, mi servirebbe a loro. Mantieni questa rotta, gli altri ci stanno aspettando. Ok, ce la posso fare. Sì. Ok. Oh, è troppo bello. Troppo bello, eh. Ok ragazzi, andiamo diretti verso la casa del dottore a salvare gli altri nostri amici, ovvero Riley dal culo rotto. No, scusate, Kit dal culo rotto, il drogadone Oliver Bierhoff, Daisy Frigida e Lisa la rompiscatole. Io non capisco perché, cioè, li devo salvare. Beh, una combriccola d'amici così stronzi. Aspetta qui. E siamo arrivati e tra l'altro la casa è in fiamme, quindi probabilmente il gioco non è ancora finito. C'è ancora un ulteriore colpo di scena. Merda. Ok, cerchiamo per qualche sopravvissuto. Andiamo direttamente al dunque. C'è un tizio morto qui. E è il dottore. Attenzione ragazzi, il dottore. Ma questo sta fatto pure quando è morto. Guardate che occhi. Dove sono? Dove sono i miei amici? Li hanno presi i guerrieri della giungla. Attenzione ragazzi. Mi spiace. L'hanno preso i guerrieri della giungla, quindi Irakia. Vabbè, comunque,
Volta Gabbana, maledetti, io li ho aiutati e loro mi fregano gli amici. Che brutti stronzi. Scusate. Tanto il nostro dottore ci muore in mano. E ve l'avevo detto che quella Sidra non me la raccontava giusta, ragazzi. Ve l'avevo detto, io non mi sbaglio mai. Però a quanto pare, a meno che non è stato Vass, che c'è Vass in mezzo a tutta sta storia. Non capisco. Io ancora non mollo l'idea. Devo andare al tempo. Che lui sia ancora vivo. Voglio ancora magari lasciarmi una piccola speranza. Perché Riley, un personaggio dobbiamo così. Dobbiamo andare, ora. Ok, Riley, su, su. Vai a guidare, prendi l'elicottero e andiamo. Però andiamo, dai. Dobbiamo andare a salvare i nostri amici. Fuck. Run. Ragazzi, ragazzi, un colpo di scena dietro l'altro e noi non ci stiamo capendo un cazzo. Hard choice, quindi ci saranno. Il titolo della missione si chiama Scelte difficili. Dobbiamo incontrare Sidra, si aprono le porte del tempio così dove noi vogliamo. Cazzo sono tutti? Andiamo, andiamo verso Sidra e oltre. Sidra, cosa hai fatto ai miei amici? Sono felice, sei tornato vittorioso. Non è questa la domanda. Dove lo stai portando? Ti sto aiutando. Attenzione ragazzi, Citra, sì, Citra. Sidra ci ha traditi, ci ha traditi. Ve l'avevo detto. Guarda, che questa ci fotteva, ci usava. Grande, potente. Perché mai vorresti tornare come eri prima? Beh, ma d'altronde è sempre la sorella di Vass. Tu sei perfetto. È tutta colpa mia. Credevo avessi tagliato col passato. La via ti ha mondato, ma l'impurità è ancora presente. Sbagli. Non farlo. Ti amo, Gesù. Ma tu non vuoi ricevere tutto il mio amore. No, infatti noi siamo più per una relazione così, una botte via. Mi fa male, vedi ragazzi, vedi, le donne sono tutte uguali. Subito ti amo, sì. Gli abbiamo dato giusto una bottarella. Questa subito pretende tutto. Vuole il matrimonio, una bambina, una villa col maggiordomo. Ma noi questo non glielo possiamo dare. Venerarti come l'uomo che sei diventato. Vedete, beh, donna schiava proprio. Ti condurrò sull'altare e ti libererai del tuo passato. Yeah. E poi ecco, questo potrebbe essere l'auto positivo, però cioè il fatto che ci abbia legato e ci abbia drogato non è, non, diciamo che non depone a suo favore. Il fatto che ce la darà e ce l'ha fatto, intendere, magari ci potrebbe indurre in tentazione, ma noi ci libereremo del male. Amen. Allora, liberiamoci dalle corde e mi chiedo perché ci ha legato se è stato così facile liberarci, però vabbè. Siamo fumati finiti proprio come. Percorri la via del guerriero. Manco fossimo ad Amsterdam. Oh! Una spada di fuoco, anzi ti piace. Ragazzi, dai il potere. Come chi è venuto prima di te. Diciamo questi pezzi così un po' fumatello. I coltelli portano via la gente, non la riportano indietro. Lisa. Ma che guerriero che sei! Avrei ucciso Vass alle spalle! Guardate come rompe le palle Lisa. Possente guerriero, tu meriti l'ultimo tatao. Sì. Cadranno tutti ai tuoi piedi. Beh, questo non sarebbe male. Tanto... Ti porto in giro tutte quelle armi e hai quei tatuaggi strani. Ti credi un guerriero? Solo perché ti sei riempito di tatuaggi! Li si accende, Ugeso! Ah! Oddio, ma che siete scemi, oh! Porca miseria! Lo siamo tutti. Ho messo paura, ragazzi! Questa è la tua isola. Tanto che so questo. Vivi in un mondo di fantasia! Io lo cancellerò! Vedete, no? Come... Come? Cioè, Sidra che ci plagia e... Lisa che ci rompe coglioni, pure qua, pure nei nostri sogni. E Tatao, tutto ciò che hai fatto verrà cancellato, cancellato. Sei pronto, guerriero. Ecco la tua lama. Quindi? Dai,
prendiamo la nostra lama, ragazzi. Oh, sparo rovesciato. Dopo lo spavento. Oh, 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 ma che cacchio? No, Jess, ti prego. No. Oddio, guardate, non so, sarei un po' un tentato a farlo, eh. No, no, però quando c'era da rompere le palle. Allora, attenzione, una scelta: unirci a Sidra o salvare i nostri amici. Oddio, Sidra ce la dà, mentre i nostri amici, questa rompe le palle. Salviamo gli amici, va, dai. Dai, sono un eroe, ragazzi. Quando gioco a sti giochi non sarei un guerriero, un eroe. I tuoi amici andranno avanti, avranno figli e vite noiose. Resta qui. La giungla sarà per sempre tua. E tu ne sarai l'unico re. Senza di loro non dovrai mai andartene. Sì, però sai, ragazzi, quando ho deciso la di salvarli, la violenza è finita. Basta, sì. Vabbè, dai, finiamo così poi. Mai più sangue. Jason, guardami. Stai con me. Tu non hai bisogno di loro. La tua forza è solo tua. Ho capito, ma mai vorrei. Cioè, mi hai messo davanti una scelta troppo stupida. Che cosa stai facendo? Ah, ecco, Sidra ha salvato me, ha salvato tutti quanti. E tu rifiuti il suo amore? No, ma che minchiata. Cioè, ma che non l'ha vista, su. Ecco, questa è una, è proprio una faciolata, proprio. Sidra, tu solo ci hai amato, proprio con la lingua di fuori, Sidra. Solo tu ce l'hai data. Non meritavi questa fine. Beh, noi non ti amiamo, però. Non lasciarmi. Mi dispiace. Ce ne dobbiamo andare. Il nostro posto è là. Cioè, tu, brutta scimmia idiota, ma come hai fatto a ucciderla? Cioè, tu sei proprio un idiota. Che hai fatto? Vabbè, questa è stata proprio una scelta idiota di chi ha scritto la storia. Però, Sidra, cioè, potevano trovare un modo migliore per far uscire fuori Sidra dalla situazione. Lasciare. Comunque, ragazzi, io sono un eroe. Cioè, quando gioco a sti giochi, di solito la prima volta faccio sempre la scelta da buono. Più che altro, se mi mettevano davanti a un'altra scelta, che non era uccide tutti e rimanere qui, magari avrei preso un'altra strada. Però speriamo che si possa magari ricaricare in salvataggio qualcosa prima, per vedere pure che sarebbe successo se avessimo scelto Sidra. E niente, sembra che qui sia finito il gioco, ragazzi. Abbiamo salvato tutti, abbiamo vendicato il nostro amico, no, il nostro fratello Grant. Però cioè, Sidra è morta, Vass è morto, quindi niente. Ci sei così tanti che ho perso il tempo. Non posso tornare indietro. Sono un mostro. Sento la rabbia dentro di me. Eppure, dentro di me c'è dell'altro. Sono meglio di così. È finito, ragazzi, finisce così, non ci dice niente sulla storia futura, ovvero come andrà a finire, cioè che farà Jason insieme agli altri. Oddio, finale, proprio finale, ovvero questo qui, un po' deludente. Però, ragazzi, la sequenza è stata veramente epica. Io vi ringrazio, a questo punto vi ringrazio, magari faremo un video extra con il finale alternativo, eccetera. Ringrazio proprio tutti, perché è stata una bellissima esperienza insieme a voi. Grazie da Mike Shosha. Mi raccomando, continuate a seguirmi per i prossimi video futuri. Un saluto da Mike Shosha. Ciao ragazzi. Ciao. Mi raccomando, tanti mi piace. Ciao.